Allora, ciao bambole, ciao bambole, ciao belli, ciao belle, ciao, ciao. È tantissimo, non giro un video veramente, boh, non lo so quanto, un sacco. E tipo che sono, boh, indietrissimo, non ho fatto pronunce bocciare, non ho fatto niente. Però è stato un periodo abbastanza impegnativo e di conseguenza ne ho fatta. Ho provato a mettere questo olore qui perché comincia quest'estate, ma comunque. Avevo girato un video quando vi ho messo il video di Hani che ha fatto uno sputiferio bestiale. Avevo fatto un video di getto dove è bene che poi non ho messo perché ero veramente vipera. E quindi non l'ho messo, ora vi stringo, vi stringo ciò che ho detto, però a grandi linee. E che altro vi volevo dire? E vi fa un aggiornamento, visto che comunque tanto non ve l'avevo fatto per non portarmi male, poi mi sono portata, cioè è andata di merda lo stesso, quindi vi faccio l'aggiornamento così vi tengo. Ma questo era più chiaro? Eh sì. Questi casi della Mua. Ho la cicchi, ho la cicche. Doveva essere più chiaro, vabbè. Allora, dunque, sul video dei cani ho ben poco da dire perché ci sono stati dei commenti veramente ridicoli e da mani nei capelli. L'unica cosa che posso dire è alle ciche, comunque sono sentite offese perché mi sono persa qui e là. Ragazzi, ho fatto sempre video così, a prescindere di un argomento serio o meno, ho sempre fatto così nei video. Non è da adesso se mi sono persa a truccarmi, non è da ora. Per quanto riguarda quelle persone che mi hanno scritto a te voi il cane di razza, te voi, tipo là. Quando si dà fuoco, o quando si dà aria, no fuoco, quando si dà aria alla bocca o aria al culo è quello che viene fuori. Il cane che abbiamo preso noi non è di razza, è un incrocio tra un bull e un dog, quindi c'è, che io abbia scelto poi un molosso o meno non è una cosa che vi riguarda, perché comunque sia io adotto il cane che voglio. E non dico altro perché non mi interessa, ho risposto soltanto ad alcuni commenti. Io la coscienza l'ho a posto, ho preso il cane che voglio, non vi devo dire a voi se abbiamo due stipendi, uno per mantenerlo, cioè. E con questo chiudo perché non mi voglio rinviperire e quindi vi dico altro. Allora, veniamo all'aggiornamento. L'avevo detto, avevamo trovato casa, tutto quanto. La tipa ci ha dato bua, quindi c'è. Dopo che gli avevamo già versato la caparra, ha deciso di vendere la casa e di conseguenza noi dobbiamo ricominciare da capo. Eravamo contenti, però era il discorso che più che altro fa girare le palle è che era una bella casa, grande, vicina e che costava poco. Quindi ora uno la ricerca, non è che c'è? Uno la ricerca, non è che non la ricerca, però i prezzi sono più alti, le case sono più piccole, insomma è un po' così, però tanto la gente come noi ha pisciato nel battesimo, non quindi si demorde. non si demorde, va bene, però ribadisco, la gente come noi ha pisciato nel battesimo, questo è poco ma sicuro. Comunque, se non mi vedete tanto presente è perché per l'appunto, lavorando abbastanza, tutti i pomeriggi, ora ci sarà una casa da andare a vedere, però mi rilevo pure questo perché mi fa cacare. E vi devo dire un'altra cosa, ultimamente, a parte per esempio non avevo più giga e quindi non ho nemmeno messo foto su Instagram, l'ho messa adesso perché avevo finito i giga, però ultimamente sto pensando, sinceramente non lo so, ma mi sta un po' venendo a noia, perché innanzitutto io sono una persona che si fa altamente i cazzi suoi e vedere la gente che si fa cazzi mia in quel modo è una cosa che non sopporto perché cioè io non mi sono mai fatta cazzi di quell'altro proprio perché è una cosa che non tollero. Quindi vedere, ribadisco, la gente si fa cazzi mia in quel modo, cioè una addirittura mi ha scritto
che noi appunto ci sta due stipendi, avete scelto il cane di razza, è una spesa, cioè ma te come cazzo ti permetti di venirmi a fare i conti in tasca, cioè. E quindi non ci voglio ribattere sopra, perché no poi mi c'è, però ora mi perdo perché mi trucco come al solito, però non lo so, lo sapete, io ho sempre fatto video perché mi diverto, perché è una cosa che mi ha sempre fatto divertire, però ultimamente non lo so, anzi prima era uno sfogo. Brava Camilla, sono andata a ricari cori. Prima era uno sfogo, adesso non lo so, è come se mi pesasse. Ma non perché qualcuno mi dice qualcosa, perché quello a me non me ne frega niente, cioè a me la gente può dire tutto quello che vuole, cioè non mi tangela, non è quello che mi... Però non lo so, sicuramente... Non lo so, via. Appena lo saprò, comunque appena sarò arrivata a capire il perché, vi renderò partecipi. Le trecce le avete chieste nel 80.000. Le trecce dopo 3 giorni hanno cominciato a sfilarsi, nel senso venivano via sfilandosi, perché probabilmente io ho capelli parecchio corti, le ragazze me l'hanno fatti più leggeri, nel senso più grosse, e di conseguenza le trecce si sono sfilate. Però vabbè, le volevo rifare, poi come al solito, visto che le becco tutti io, c'è stato un disguido con questa tipa, e quindi niente, non le rifaccio da lei. Se trovo una ragazza che me le faccio, altrimenti sto senza. Anche perché tanto i capelli mi sembra mi crescano abbastanza bene in questo periodo, quindi non ho di questo problema. Però mi gira il cazzo, le volevo tenere un pochino almeno, vabbè. Poi, niente, il lavoro tutto bene, ho trovato lavoro anche lui, quindi è la cosa più... Anzi, due lavori, quindi neanche uno. È la cosa migliore. Niente, spero che voi naturalmente state bene, questo è poco ma sicuro. Ora siamo di nuovo in cerca di una casa, quindi speriamo bene. Il cane, il nostro Axe, c'è sempre, perché infatti l'importante è lui, perché la cosa che conta è lui. A me della casa, la casa si troverà, cioè nel senso è importante, però la casa si trova, mentre se magari poi lui si sarebbe, magari quel ragazzo se la fosse presa male, cioè, ci sarei rimasta forse un po' peggio. Ora io vi volevo far vedere un po' di prodottini, ma guardate che po' di fialette fosforescenti c'ho, e io non la... Allora, questo qua è quello di prima, quindi dici se lo sei levato per rimettetelo, sì. Tanto quando uno non è rifinito. Però, dunque, avevo fatto appunto un video apposito su questa cosa del cane, però non voglio dare né troppa soddisfazione a chi ci ha scritto, né... devo essere sincera, quando l'ho visto me la sono presa veramente tanto, cioè più che altro ho fatto veramente un video cattivo, quello sì, non per le mie cichissime, però cioè, ero veramente inviperita. Però poi ho deciso, vabbè, ho detto aspettiamo a metterlo. Ora ho messo un caricavelo di Mulak, che comunque è vecchio, dove appunto ho testato i lip della Mulak, e effettivamente ci hanno ragione tutti, non sono tutto sto granché. Poi certo, magari ognuno... Non lo so, però fatto sta che io non mi sono trovata... Mi va via tutte le punte a qualsiasi cosa, matitoni, matite, tutto. Sarà che io comunque... Boh.
magari c'è chi mi potrebbe dire influenzato, ma no, perché quando un prodotto non va, non va. E addirittura ho smesso pure di guardare di Vanguard perché assolutamente faceva pietà. Vi volevo far vedere due disegni che mi è stato mandato, dei quali uno lo troverò e uno non lo so se lo troverò, perché mi è arrivato un po' più di tempo fa e di conseguenza mi guardi se lì c'è, no, lo so di già dove. Allora ve li faccio vedere, perché sto, io c'ho un troiaio, mi sopra, ho messo tutto a posto un tempo di 4 giorni, no, non è vero, 4 giorni no, però così ve le voglio far vedere perché meritano davvero, sono troppo carini. Eccolo qua. Allora, quello che vi faccio vedere adesso è di Prato, di una ragazza che si chiama Roberta, e però lei si dovrebbe chiamare Hobby Makeup, che c'ha pure un canale, ed è questo, l'ha fatto la sua sorella, cioè scusatemi, guardate com'è, cioè è troppo figo. Ora io volevo mettere il coso a tutto muro, tipo con le... no, qui a casa, se magari un giorno troveremo Asa, è una specie di come si chiama? Di coso di legno dove attaccarceli, però mi servono di più così perché c'hanno il quadrettino, perché se poi ce l'attacchi le sciupi le puntine. Vabbè, comunque questo è uno, e l'altro è di una ragazza che si chiama Azzurra, che mi disse: "Cambi, ma ti è arrivato?" In quel momento non mi era arrivato, e invece ora che... eccolo qua, ve lo faccio vedere. Io quando ricevo le vostre, cioè chi dice che ho messo l'indirizzo per i regali, io chi mi dice del regalo gli dico sempre di no, quindi però quando ricevo le vostre lettere e i disegni, cioè piglia troppo bene, siete troppo carine, a parte siete troppo brave. E questo è da Azzurra, cioè guardate com'è questo, a parte mi ha dato un'idea troppo bella. Allora io faccio il neo, no? Qui ci avrei il neo, però tipo me lo voglio fare un altro di qua, che se non mi sbaglio ce l'ha anche Mia, ce l'aveva Mia, due attaccati, non me lo ricordo. Fatto sta che ho perso tutti i mirror, ora me li rimetterò. E questo, cioè, è fighissimo. Cioè, guardate com'è. Vamo? E quindi niente, questi sono da attaccare. A parte qui dentro ce ne avrei tanti da attaccare, però ora c'ho tutte le vostre lettere, tutte le vostre cose. A proposito, comunque poi vedrò se riuscissi a, perché ho 3 cartelline piene di cose vostre, quindi poi deciderò quali sono quelli, perché attaccarli tutti è matematicamente impossibile, cioè anche volendo, a meno che tu non usi una stanza sola, madonna questo mi tocca tagliarlo, una stanza sola per tutto, che è un 06. A meno che tu non usi una stanza per tutto, niavo qua. Allora, aspettate di ritagli. Comunque, questo era un video aggiornamento, perché era tanto non lo facevo. Quindi spero di averlo fatto anche abbastanza corto, così ve lo metto subito. Ribadisco le cicche che comunque mi hanno risposto ai commenti. Come avete visto, io rispondo sotto tranquillamente. Lo sapete, non è per le cicche e non è per chi mi risponde. Chi risponde o comunque parla in un certo modo è sempre ben accetto, rispetto a chi fa il saputello, a chi... cioè, veramente ragazzi, fatemi sapere poi se vi può interessare. Io faccio anche un video direttamente di risposta, tanto comunque adesso sono un po' più tranquilla, quindi riesco a ragionare un po' di più, perché quel giorno ero veramente inviperita. Ero veramente incazzi fottita, ragazzi. Di brutto. Fatemi sapere se vi interessa. Anche questa cosa del sud. Io chiedo scusa al sud, ma non era mia intenzione dire questo. Cioè, se su Facebook ci viene scritto: "Guarda, il cane viene da Napoli", guarda, sicuramente ci sarà. Nessuno ha detto che le città al sud sono tutte piene di cani, insomma. Quando uno dice una cosa ci vuole anche un po' di cervello per ascoltarle le cose. Però voglio dire,
c'è una percentuale maggiore, e questo si sa, non c'è bisogno che, fortunatamente una ragazza dell'EMPA addirittura ce l'ha scritto, ma non c'è bisogno che ce lo dica una ragazza dell'EMPA, cioè. Comunque chiudiamo, va bene, mi sono persa comunque di nuovo a truccarmi, e chi mi guarda sappia, tanto lo sapete, però io mi truccherò sempre, a meno che non tolga lo specchio di qui, e chi si è visto, perché anche nel video della mula che non c'è lo specchio mi perdo meno, ma mi rendo conto perché dà noia pure a me quando lo vedo fa, cioè, quando mi riguardo e vedo che lo faccio, mi viene nervoso pure a me. Con questo chiudo, spero che stiate bene, fatemi sapere qualcosa, come state, che fate, e scusate se non la faccio a registrare, ma ora anzi vediamo se troveremo casa, perché è tutto un se, se riuscirò a portare i trucchi di là, cosa che mi ci vorrebbe una stanza intera, quindi è un casino, però vediamo cosa riesco a fare per comunque girare lo stesso. Io vi mando un bacio, fate bravi, spippeggiate poco, ciao belle.